intendiamo procedere alla richiesta del riconoscimento a Turi come capitale della cultura, basando, credo, questa richiesta, forse per la prima volta, proprio sul portato intellettuale e non logistico di questa iniziativa. Turi, capitale italiana della cultura, lavorando sull'eredità di Antonio Gramsci e dei suoi scritti, che una targa all'ingresso della casa circondariale nella quale fu recluso affida a futura memoria. Detenuto numero 7047, in grado di scrivere fino a 15 quaderni al mese durante la prigionia, prima Regina Coeli, poi il Confino ad Ustica, poi San Vittore a Milano, assegnato ad altro istituto, arrivò a Turi per motivi di salute. Gramsci quindi è un patrimonio nazionale. È un patrimonio anche comunale per Turi, perché qui ha scritto tutti i suoi quaderni, le lettere dal carcere, e quindi Gramsci rappresenta per Turi un valore aggiunto che può diventare un valore sostanziale in termini di rivalutazione culturale, anche turistica. E così la corsa del centro del Barese al titolo, che per il 2024 è nelle mani di Pesaro, potrebbe partire esattamente da lì. Non solo la città della ciliegia, ma anche quella dei fili rossi della storia. La staffetta per il 2025 passerà ad Agrigento, poi l'Aquila per il 2027. Potrebbero essere anche altre pugliesi a presentare il dossier, come Brindisi ed Alberobello. Questo progetto necessita di una cura particolare, però pensiamo di poterlo concludere nel corso della nostra consiliatura.